Fa freschino stamani ed è brutto tempo. La Squinzia sta ancora nel mondo dei sogni, io invece mi faccio la mia consueta passeggiatina mattutina al torrente. Buongiorno, vieni, vieni, inquadrami sta spremitina di confermo, guarda che bello. Raccolti dall'albero, hanno un profumo, cioè appena, vabbè, raccolti ieri. Dai, dai. Top. Come di consueto va in scena l'eterna lotta tra il cacciatore e la sua preda. La Squinzia contro il panettone al cioccolato. Dai, taglia. Non ti preoccupare. Nessuno è qui per giudicarti. No, no. Capelli disastrati. Dammi quella lì. No, non ti do questa. E dammela, dai. No. Guardate che microfetta. Mamma, che fame. Io mi sono svegliato presto stamattina. Alle 7 già smacinavo. La mia spremutina di pompelmo. Proviamo. È aspra, però è buona. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io e la mia ragazza, quando vogliamo staccare la spina sul serio e riposare per bene i nostri cervelli, affittiamo per qualche giorno la piccola baita che vedete alle mie spalle, che si trova in un posto abbastanza isolato, lontano dalle grandi città e dalle principali mete turistiche. Ce ne stiamo qui a vivere in maniera semplice, a mangiare cose buone, a leggere, a fare passeggiate nei boschi. Niente telefono, niente social, niente TV. Guardate cosa faccio adesso.
Telefono spento e rimarrà spento per i prossimi 3 giorni. L'ultima volta che siamo stati qui ho fatto un video che avete apprezzato particolarmente, quindi ho deciso di girare anche stavolta, anche perché ho la fotocamera nuova. Questo è ufficialmente il primo video con la fotocamera nuova. Raga, è un'astronave. Ieri sera mi sono divertito a prendere un po' di fuochi a mano. Li ho cannati praticamente tutti. Direi che è un ottimo inizio. L'incubo di tutti gli appassionati di scheggiatura della Selce è la Selce, la materia prima, perché in Italia ce n'è poca, quella di buona qualità si trova solo in alcune zone e non è facile reperirla. A meno che non la si acquisti da qualcuno a 5, 6, anche 10 euro al chilo, ma c'è da andare falliti, perché la Selce pesa molto e per imparare a scheggiare ne servono grandi quantità, soprattutto all'inizio. Un'alternativa a costo zero è rappresentata dal vetro, che è un materiale che si presta molto bene ad essere lavorato per produrre utensili molto simili a quelli che utilizzavano gli uomini della preistoria. Nei boschi dietro casa mia purtroppo c'è un punto in cui hanno abbandonato dei rifiuti, compresi questi pezzi di vetro, molto spesso. Li ho raccolti e li ho portati con me e in questi giorni provvederò a dargli una nuova vita. Per lavorare il vetro, guardate questo com'è spesso, utilizzo un ciottolo. Un ciottolo ruvido che mi funge sia da percussore che da abrasivo per sistemare le superfici e dei ritoccatori con la testa in rame. Vediamo se me li mette a fuoco. Eccoci. Più ovviamente dei pad in cuoio, che mi servono per non distruggermi le mani, dei guanti e la cosa più importante di tutte, gli occhiali, che però li ho dimenticati. Mi fermo qua, raga, perché senza occhiali rischio seriamente di farmi male. Questa è la preforma che ho fatto adesso, che va terminata. Ve ne faccio vedere un paio finite che ho fatto la settimana scorsa. Una e due.
zuccheri consueto ai funghi. Abbiamo un po' di pane, formaggetto e verdurine. Ah, e l'hummus fatto in casa. E le olive. Mi sono dimenticato il pezzo più importante. Buongiorno, voi non avete idea di quanto si dorme bene qui. Non c'è alcun tipo di rumore. Stamattina presto ha piovuto, così non sono sceso al torrente. E c'era il rumore di questa pioggetta leggera che batteva piano piano sul tetto, che era molto rilassante, quindi mi sono riaddormentato. E ho dormito più o meno fino alle 8:30. Stanotte per qualche motivo è andata via la corrente e si sono spenti i termosifoni. Qui alla baita ci sono solo termosifoni elettrici, quindi stamattina fa un po' freschino in casa e direi che è il caso di accendere il camino. La legna grande ce l'ho in casa, me ne è avanzata un po' da ieri sera, mentre quella piccola sta fuori, la devo andare a prendere. Eccola lì. Lo zombie è risorto dalla tomba e reclama il suo caffè. A me dammene poco poco, eh. Giusto, faccio un assaggino. Com'è? Annuisce. Tu te lo mangi a pezzetti, io proprio. Aggredisco l'intera fetta. Buono, sto caffè. Particolare. Solo un goccettino perché sennò mi fa male. Stiamo andando a fare una passeggiata nel bosco per tentare di smaltire una valanga di calorie che abbiamo assunto in questi giorni e che continueremo ad assumere. Abbiamo risalito la montagna e qui ci sono delle nuvole basse. È buio e freddo, nonostante non sia neanche l'ora di pranzo. Questo bosco è favoloso, pieno di massi ricoperti di muschio, di un verde molto acceso, atmosfera surreale, bellissimo. Mi sto divertendo a fare anche un po' di foto che con questa nuova macchina vengono
spettacolari. Ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, ragazzi, trovate il link in descrizione. Che bosco, ragazzi, non so se sto riuscendo a farvi percepire la magia di questo posto, spero di sì. Ora ce ne scappiamo perché sta cominciando a piovere. Questi piatti, tanta roba. La squizia è andata a fare una doccia, io ho guadagnato la poltrona davanti al caminetto. Me l'ho fatto la spremutina. Oggi mi fermo qua con le riprese, ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, la notte scorsa ho dormito veramente bene, ho riposato come si deve e stamattina mi sono svegliato molto carico. Voglio farvi vedere due cose: quant'è alta la parete di roccia sopra di me e quanto è trasparente quest'acqua. In questi giorni di relax e ricarica mentale lontano da tutto, non poteva mancare nella borsa una delle mie corde da rope flow. E siccome diversi di voi mi hanno fatto domande in merito, approfitto di questo allenamento mattutino per raccontarvi due cosette veloci. Il rope flow è stato ideato da un trainer americano che si chiama David Weck ed è un particolare allenamento in cui viene fatta roteare una corda di grosse dimensioni compiendo dei pattern, delle figure che poi possono essere combinate tra loro per ottenere il famoso flow. Io per il momento ne ho imparate 4 di queste figure, ma considerate che ce ne sono molte di più. Ve le mostro su uno sfondo chiaro, altrimenti non si vede bene la corda. La più semplice si chiama Raise and Chase, nella sua versione overhand e nell'altro verso, underhand. Poi abbiamo il Matador, molto scenico. Anche questo si può fare nella versione overhand oppure underhand. Il Dragon Roll è il mio preferito perché crea una sorta di illusione. Sembra che la corda venga saltata, ma in realtà i piedi non si staccano da terra. Questo richiede un po' di tempo per essere padroneggiato. L'ultima figura che vi mostro si chiama Sneak. Questa è ancora più cervellotica perché bisogna portare una mano dietro la schiena. È quella che pratico da meno tempo di tutte e devo ancora impararla bene. Come vi dicevo prima, queste quattro figure possono essere combinate tra loro e a quel punto il movimento diventa molto più articolato. Inutile che vi dica che per fare una roba del genere bisogna mettere in moto non solo i muscoli, ma anche il cervello. È un'attività che richiede molta concentrazione ed è per questo che mi piace così tanto. Per me è un'attività meditativa. È come scheggiare il vetro, è come spaccare la legna nel bosco. In questo mondo frenetico dove siamo costantemente sovrastimolati, costantemente bombardati tramite lo smartphone da miliardi di contenuti, la maggior parte dei quali sono spazzatura per il nostro cervello, è quanto mai opportuno prendersi del tempo per far respirare la nostra mente, per mettere ordine laddove la società crea solo caos. Maestrone del contadino, tutta vita.
Abbiamo trovato delle indicazioni per una sorgente, un posto che non conosciamo, dove non siamo mai stati, e quindi stiamo andando ad esplorare la zona. Io mi immaginavo come minimo un fontanile, invece avete visto, la sorgente è tutta chiusa, evidentemente parte un acquedotto. Comunque abbiamo trovato indicazioni per un'altra, che è non molto distante da qui, adesso ci stiamo andando. Ho questa fantasia di farmi una bella bevuta di acqua fresca direttamente dalla sorgente, anche se fa un freddo cane, quindi più che un bicchiere d'acqua fresca ci vorrebbe una tazza di tè, ma vabbè. Bel panorama, mica male. C'è un'opera di canalizzazione che preleva le acque del torrente e le conduce fino a valle, e qui giù in fondo invece c'è l'ingresso all'altra sorgente, anche questa completamente chiusa. Quasi notte, stiamo tornando verso la macchina. Vedete dietro di me la squinzia che arranca. È stata una bella passeggiata, anche se completamente improvvisata. Non ho potuto farmi la mia bevuta di acqua congelata alla sorgente, ma vabbè, mo ce ne andiamo a casa, mi farò un tè, una tisana. Meglio, no? Meglio il tè, la tisana, dell'acqua ghiacciata. Io volevo bere l'acqua ghiacciata dalla sorgente. Tu sei matto. Te sei matto.
Sono passate esattamente 72 ore da quando ho spento il telefono. Negli ultimi 3 giorni non ho avuto contatti con nessuno, tranne che con la mia ragazza. Non abbiamo incontrato anima viva e soprattutto non ho avuto accesso a internet e ai social. Come mi sento? Strano. Perché anche io ormai, come tutti, sono abituato a vivere appiccicato allo smartphone e quando vivi appiccicato a qualcosa finisci per abusarne. Ogni scusa è buona per estrarre il telefono e mettersi a guardare robe che... Se uno ci riflette a mente fredda, nella migliore delle ipotesi sono inutili, nella peggiore sono addirittura dannose. Sono fonte di preoccupazione, di ansia, di stress, sono un qualcosa che sottrae benzina preziosa alla nostra mente. In questi giorni ho fatto un sacco di cose, oltre a quelle che avete visto. Ho letto, ho scritto, ho buttato giù idee per i prossimi video, ho montato questo video, ho scattato delle foto, le ho editate. Il tutto senza la minima distrazione. I momenti liberi sono stati riempiti di cose belle e stimolanti, invece che col solito scrolling compulsivo che a botte di 5-10 minuti a fine giornata si è portato via una fetta non trascurabile della nostra esistenza. Qual è la lezione che mi porto a casa da questa esperienza? Che siamo noi a comandare questo affare e spetta a noi renderlo innocuo se la situazione comincia a degenerare. Spegnetelo per qualche giorno, fate questa prova. A me è servito, mi ha fatto riflettere. Ragazzi, vi ringrazio molto per avermi seguito e spero che questo video, questo primo video con la fotocamera nuova vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento qui sotto. In descrizione, come al solito, trovate il link del mio profilo Instagram e della mia pagina sulla preistoria. Un saluto, un abbraccio e ci vediamo presto.